E salve a tutti cari ragazzi di AlphaTech e benvenuti in questo nuovo video. Siamo oggi qui con il primo video di retro hardware e siamo qui con un PC che oggi andremo a riassemblare. In parte è già stato testato, configurato, ma oggi è finalmente arrivato il case. Sto registrando con la Gear 360, quindi in caso mi scuso se l'audio non sarà al massimo. Ancora non mi sono riuscito ad attrezzare con un registratore esterno in maniera abbastanza decente. Però cercherò insomma di migliorare il tutto. Ma oggi più che altro sarà una piccola descrizione dell'hardware a prescindere, a priori, scusate, non a prescindere, prima dell'assemblaggio e un veloce timelapse sull'assemblaggio e la prima accensione. Allora, partiamo innanzitutto dalla scheda madre, che è una Soyo SY5EHM. Non so se si legge in camera, perché ho l'anteprima che sta continuamente riavviando, scusatemi. Con una scheda madre Socket 7, non Super Socket 7, con un AMD K2, K62, scusate, da 400 MHz, con quindi 3D Now e supporto MMX, con una slot GP2x, 3 PCI di cui uno condiviso con lo slot ISA, ISA e altri due slot aggiuntivi che andrà accoppiato con temporaneamente questa S3 Trio 3D 2X e temporaneamente perché ancora la sua vera scheda madre, la sua scheda, scusatemi, la sua vera scheda video deve arrivare ed è una Riva 128, è in arrivo, leggermente in ritardo. Tra l'altro è dotato di due stick 64 MB per un totale di 128 MB di RAM per ora. Verrà alimentato con un alimentatore ATX, non un AT, per fortuna, ed è una cosa comoda di questa scheda madre che ha doppio tipo di alimentazione supportata. Tastiera AT che verrà accoppiata con, e voi la state vedendo già qua, scusate, sposto le schede, questa bellissima scheda madre, bellissima tastiera, mi piace veramente un bel po', è della Chicony. E ricorda un po' la Model M, non è proprio esattamente una Model M, però diciamo che ha delle sembianze molto simili e ha un buon feed. E poi userò questo mouse seriale per ora, poi cercherò di recuperarne uno almeno con l'artello, col terzo tasto centrale. Poi passiamo all'altro punto, secondo me, bello di questa build, è la scheda audio che ho preso sotto sopra. È una Creative Sound Blaster 16 Value PMP, quindi addirittura con la possibilità di collegare un lettore direttamente a un controller IDE direttamente on board. E beh, insomma, è qui. Poi per la connettività per il gaming una Tricom Etherlink 100 megabit e quant'altro. Bello l'indicazione che questo non è un attacco telefonico, ma un attacco di rete. E poi come hard disk abbiamo un Maxtor un Diamond Plus 8 da 20 giga e dovrebbe essere un disco a singolo piatto abbastanza veloce, mi ci trovo bene, non mi dà particolari problemi, un lettore in questo caso DVD perché sono riuscito a reperire solo questo e mi fa comodo per qualche repack che viene distribuito attualmente da Ubisoft su DVD, anche se sarebbe più appropriato un lettore CD e un floppy, e andremo ad assemblare tutto in non so se si vedrà bene in camera, in questa bestia di case da scrivania, che non si vedrà. Fatico, scusatemi, lo vedrete poi in azione durante l'assemblaggio, quindi bando alle ciance e andiamo con l'assemblaggio. Thank you.
Bene ragazzi, eccoci tornati. Abbiamo qui finalmente il PC completo, pronto per il power on. Ho perso un po' di tempo dall'ultima clip, scusate se sto tenendo la camera in mano, ma avevo dei problemi con, pensavo avessi problemi con gli alimentatori perché non si riaccendeva più il PC, nonostante fino a 2 secondi prima dell'assemblaggio funzionasse. Poi ho scoperto di aver lasciato involontariamente un rialzo, uno standoff avvitato in un punto in cui non vi era una vite, a quanto pare andava a fare corto su qualcosa sulla scheda madre e la scheda madre andava in shutdown di protezione. È andata bene che non ho bruciato ancora nulla, magari con qualche corto in qualche punto poco simpatico. Comunque, questo è il risultato finale. Devo dire che sono veramente veramente soddisfatto. Un po' grandicello, me l'aspettavo più piccolino il case, ma giustamente dovevo tenere in conto, cosa che non ho fatto automaticamente, che alla fine è un case ATX questo, adattato con i supporti per montare su una T, ma rimane pur sempre un case ATX, quindi con le dimensioni di una TX. Ora andiamo a provarlo perché non ho solo che parte, ma non so poi se posto o quant'altro, quindi momento della verità. Se prende fuoco definitivamente lo vediamo ora. Ok, sembra partire, dovremmo arrivare su Windows 98. Tra l'altro la scheda video è stata sostituita con una ATI Rage temporaneamente perché la S3 mi dava delle noie, quindi ho cambiata con una ATI Rage Pro 3D mi sembra. Boh, comunque una scheda, una ATI della serie 3D. Quindi Rage 3D Pro, non mi ricordo quale sia esattamente. Che tra l'altro mi sono dato il driver integrato, quindi per le test mi permette di testare senza audio, senza dover diciamo installare nessun driver, installare quello di Windows automaticamente. Così poi tra l'altro quello che è già arrivata la riva 128, ma non è qui con me al momento, quindi purtroppo dobbiamo ancora pazientare per montarla. E poi niente, qui ci siamo adesso. Come vedete il desktop è molto basico, scusate l'effetto wide che fa l'angolo della Gear 360. Comunque installazione basica, ancora non ho giochi a bordo, in quanto massimo al di fuori dei giochi DOS non riesco a giocare a nulla, forse schedati in Hospital e Caesar 3, ma no, Caesar, come si pronuncia? Ah, Caesar, non può essere Caesar, ok, ho un dubbio esistenziale sulla pronuncia dell'inglese. Comunque battute a parte, alla fine ci aspettando insomma la riva 128, se no abbiamo già tutto installato all'interno. Una cosa che probabilmente stavo pensando di fare come un futuro upgrade, magari lo vedremo, non so se uso questo cage magari per installare un altro hard disk, e volevo fare magari un dual boot con DOS barra Windows 3.11, in quanto anche la riva addirittura ha dei supporti driver per Windows 3.11, quindi per qualche applicativo, ma forse lì è molto limitata la necessità. Però mi torna comodo perché, scusatemi se mi piego spesso, ma mi si disattiva l'anteprima della i360 a mano, non riesco a puntarla bene. Tra l'altro la Soundblast 16 è perfetta come supporto, l'Etherlink ha supporto, ma non penso nel sudos di installare il driver dell'Etherlink, in quanto mi occupano un fracco di memoria base sul DOS, e o faccio l'avvio selettivo in cui posso disattivare componenti, o altrimenti veramente me lo trovo subito senza memoria e non posso eseguire nulla. Comunque, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto questo stile di video. Se vi piace magari più dettagliati o comunque con qualche variante, li voglio proporre, perché abbiamo altri PC, abbiamo tra l'altro un altro PC retro gaming che adesso a breve dovremmo fare, perché io devo avere una scheda madre per un... anzi scusate, giro, non sono un po' impresentabile ragazzi, abbiate pazienza, cerco di... tra l'altro non so se si sente, sta stampando dietro di me la stampante 3D. Comunque mi abbasso e no, sono veramente impresentabile, vabbè, e tra l'altro sono buissimo. Comunque, dicevo, deve arrivare una scheda madre per un Pentium 3, 1 GHz, da sostituire, in quanto il limitatore ha problemi ed è uno di quelli del proprietario, ma preferito cambiare per ora completamente la scheda madre che rimpiazzare l'alimentatore o comprare degli adattatori. Anzi, inizialmente ho scoperto, non sapevo ci fossero adattatori, e ho scoperto che ci sono, quindi vedremo, domani lo rimpiazzeremo in un altro PC. Comunque,
Probabilmente vedrete anche quel video sul canale, intanto vi ho anticipato, ma non vi dico i dettagli del PC, li scoprirete strada facendo. E niente, un saluto a tutti da Andrea per AlphaTech e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!